Cristallini, punta l'aria, tocco per Thomas, 1-2, accompagna anche Svuoca, ancora Cristallini, il tiro, il gol del Vicenza, e che gol di Cristallini, lo ha inventato lui. Innocenti, largo sulla destra, il traversone, arriva Said, spreca Anaclerio e c'è il pareggio del Bari con Luigi Anaclerio. Cross basso, lo raccoglie Markic al limite, il destro e il gol del Bari di Diego Markic a sorpresa al 47esimo minuto e 20 secondi. Buon movimento comunque di Gorgone fino a questo momento, preferito a Lucenti, esposto. Subito palla in profondità verso Fabrizio Camerata, riesce a andare via Camerata, rete! Cresce nel dribbling, Rocchi al centro, arriva Maccarrone, rete! Rocchi alza la testa, prova ancora una volta a cercare di inattare, posizione regolare, pallone lì, rete! Empoli in vantaggio. Si muove Maccarrone, poi arriva anche in aiuto Bresciano, prova la conclusione, rete! 3-1, 46esimo minuto, questa volta è lui, Marc Bresciano, l'altra era autorete ed era sempre lui, è andato a pressare. Gara praticamente chiusa. Una finta, ancora un'altra finta, poi la palla a Cozza che libera Savoldi tutto solo, posizione regolare, Savoldi solo, il tiro ed è gol. Il lancio per Baiano, posizione regolare, il tiro è gol. Anche in questa circostanza, sul lancio in profondità ci è sembrato di Bettella, Baiano non era in posizione di fuorigioco. Regina è pronta a colpire, Mozart sulla sinistra, giusto il pallone per il cross, respinto, recupera Casale, nuovo cross in area di rigore, mischia Bogdani per Savoldi, il tiro e gol. Ed ecco Casale pronto ad effettuare il cross, Regina sempre anche con i suoi difensori pronta a colpire la squadra avversaria, c'è la deviazione di Savoldi che realizza la terza rete, gran gol di Savoldi. Si riparte Riccio nel cerchio, ancora lui, parte il lancio in profondità verso Perrone che aggancia solo, il tiro e palo e Baldini trascina la palla in rete. Taglio di Bellotto, servito da Cardinale, Vignaroli tenta la girata al volo, non trova la palla ma attenzione Campedelli, forse in anticipo su Mancini, palla dentro, Vignaroli, rete della Salernitana. Intanto ancora Salernitana con Giacomo Tedesco in funzione centrale, rete! Ripartita l'azione del Napoli, servizio per Stellone che si sta prodigando davvero tantissimo per cercare di aprire la partita, attenzione Stellone in area di rigore, Stellone, rete del Napoli, Roberto Stellone, sale a destra Campedelli, ancora Campedelli, saltato Bigica, Campedelli traversone per Bellotto, attenzione Bellotto, rete, 3-1, Daniele Bellotto. La classifica in